Sì, allora buonasera a tutti, siamo ancora qui riuniti per una serata di meditazione con Bianca Folino e con Patrizia Mesiti. È il turno di Patrizia Mesiti che ci illustrerà ancora qualche approfondimento sulle campane tibetane. Lascio dunque la parola subito a Patrizia che può iniziare la sua presentazione. Grazie. Grazie mille, buona serata a tutti, grazie di essere ancora qui con me questa sera, tutti insieme. Quindi condivido lo schermo. L'altra sera avevo parlato della storia delle campane tibetane, il mondo è nato dall'Om, dei sette pianeti, e stasera per conoscerle vi parlo di come sono composte. Quindi sono composte dalle sette note musicali, le campane tibetane, a seconda della forma e dimensione, emettono le sette note musicali. E come è noto, non producono un'unica nota, ma due o più, oltre a tantissimi altri suoni e note musicali chiamati suoni armonici. La nota principale, che è quella base, che generalmente è quella più bassa, corrisponde a una più alta, che è la sua seconda nota ed è quella più acuta. Il suono vibrante che viene percepito è data dalla vibrazione sonora prodotta dallo sfragamento oppure dal percussore. Quindi una lunga vibrazione di più note sovrapposte si chiama poliarmonia. Il suono lo fa cambiare la tua forza, la tua delicatezza, la dimensione della campana, la composizione della lega, lo spessore e anche l'uso dei percussori e come sono state costruite, se artigianalmente o stampate. Quindi la nascita del suono. Perché il suono nasca, sono necessari, come per la nascita di ogni essere vivente, l'elemento femminile e l'elemento maschile. In questo caso la campana è il battente. La campana è considerata un elemento femminile e rappresenta la vacuità, richiamando anche la sua forma. Il battente ha la natura maschile e rappresenta la beatitudine che viene dalla stabilità e dalla forza. Dall'unione delle due parti del corpo nasce il suono che richiama l'armonia del cosmo dentro il circuito della nostra vita finita. Nella cultura tibetana la campana si tiene nella mano sinistra e rappresenta la parte femminile e si suona con la destra che rappresenta la parte maschile. Il primo suono base è il suono più basso che è quello grave ed è considerato il suono maschile. Il secondo suono invece ha tonalità più acute ed è considerato il suono femminile. La campana è la saggezza prima di tutto della terra, che è la madre di tutte le esperienze vitali, mentre battente è il metodo, rimanda il concetto di strada, percorso. Il battente non produce istantaneamente il suono, ma indica la strada verso di esso. Una volta prodotto il suono, bisogna imparare ad ascoltarlo. Il suono va atteso nel vuoto del silenzio, si attende la nascita di ciò che è vivo. Ecco l'unione del metodo maschile con la saggezza femminile. Quindi ascoltare il suono è la prima via alla autoguarigione, perché ascoltiamo anche il nostro cuore, il nostro respiro, perché ascoltare il suono ci aiuta ad ascoltare la nostra interiorità, che è fatta di silenzio. Ci abituiamo a sentire quelle cose di noi che abitualmente non avvertiamo, perché sono considerate secondarie. Se ci fate caso, almeno per me era così, non siamo consapevoli che il nostro cuore batte, non siamo neanche consapevoli di respirare, noi siamo consapevoli solo dell'esterno del nostro corpo. Poi siamo anche sempre invasi dai pensieri che non ci piacciono, magari preoccupazioni, ansia. E quindi così cosa facciamo? Continuiamo a scappare dal corpo. E quindi non siamo mai centrati al nostro vero essere. Quindi la nostra mente, come il nostro corpo, ha bisogno di momenti di rilassamento, di riposo. Quindi meditare non è uno spreco di tempo, anzi, meditare fa bene, è la via della salute fisica e mentale. Importante è come mangiare in modo sano,
fare sport e dormire abbastanza bene. Ci sono vari tipi di campane tibetane. Io stasera ne leggo solo alcuni. Ognuna è diversa e unica, soprattutto quelle ribattute a mano. Quelle più comuni sono quelle da rintocco e poi ci sono quelle dette terapeutiche, che sono quelle che si appoggiano sul corpo. Si suonano con un patacchio di legno con sopra il camoscio e il feltro. Quindi le campane si possono ritrovare battute a mano o stampate. Quelle stampate le riconosci subito perché hanno dei disegni stampati. Invece quelle ribattute a mano, che sono tipo questa che c'è nella foto, hanno delle martellatine ai bordi, tipo questa, e una superficie non uniforme. Si possono suonare per intocco e per sfregamento. Poi ci sono quelle antiche, che sono proprio oggetti unici. Le riconosci perché affiorano rame e ferro che non pregiudicano la sonorità, ma anzi testimoniano l'autenticità dell'oggetto. E poi ci sono le campane più grandi, producono suoni profondi e gravi, invece quelle più piccole producono suoni acuti. Quindi negli ultimi anni l'uso terapeutico delle campane tibetane è diventato sempre più popolare in Occidente, grazie anche agli studi scientifici e universitari che stanno comprovando i loro benefici, quindi a livello della mente e del corpo. Infatti il loro suono produce un profondo rilassamento che permette di ritrovare la sintonia col naturale stato di salute e benessere. Quindi il primo beneficio offerto dalla campana tibetana, quindi il recupero dell'ascolto, di un suono esterno, del proprio respiro, del proprio cuore. La campana tibetana mette in grado persone di età e cultura diversa di fare un'esperienza piena che lascia traccia, che resiste in mezzo alle infinite distrazioni che riempiono il tempo delle persone lasciandole vuote e insoddisfatte. Il motivo di avvicinare le campane, dunque, che prendersi cura di sé, che consiste nel primo luogo nell'accettare ciò che si è. Quindi accordare proprio il ritmo vitale a una campana significa rispettare la comune unione, origine che lega tutto ciò che è vivo a tutto ciò che esiste. Uno dei effetti positivi che produce la campana sul nostro corpo è appunto anche la biorisonanza. Quindi le campane tibetane cosa fanno? Producono suoni in armonia con le sfere celesti e trasmettono queste vibrazioni a chi le suona o anche semplicemente a chi le ascolta. Questo in termini tecnici si chiama concordanza di fase, e si ottiene quando due onde tendono a unirsi e a vibrare insieme. Un esempio quindi bellissimo è proprio quello che scoprì Huygens, Christian Huygens, ancora nel 1656. È un bellissimo video che potete andare a trovare anche su internet. Lui cosa fece? Scoprì che due orologi a pendolo, collegati uno accanto all'altro, dopo un po' si sincronizzarono. Quindi grazie a questo fenomeno, quando si percuote una campana, si creano delle forti vibrazioni che si propagano lungo il braccio o lungo il chakra, massaggiandoli in profondità. Si viene a creare così una concordanza di fase fra la campana e la persona che vi è a contatto. E questa è proprio la biorisonanza, producendo di solito uno stato di profonda quiete. Quindi durante l'ascolto il cervello cosa fa? Si concentra sul ritmo esterno, si sintonizza la banda di frequenza che corrisponde, ma non solo attraverso le orecchie, ma per mezzo dei ricettori sparsi ovunque in noi. Quindi la biorisonanza agisce sul corpo tramite il cervello. Quindi grazie al fenomeno della risonanza, derivante appunto dagli studi di Christian Huygens, la scienza è giunta a conclusione che
La risonanza può essere utilizzata anche nel caso delle onde cerebrali. Quindi la teoria dice che quando un suono armonico, bello e sano, finisce per contagiare le vibrazioni più deboli, alternando la loro struttura molecolare, il potente suono delle campane tibetane permette alle nostre strutture molecolari di sincronizzarsi in una vibrazione armonica. In un bagno sonoro, le nostre cellule entrano in contatto con le vibrazioni del suono per risonanza, si armonizzano, regalando un effetto rinvigorente. Quindi le campane tibetane hanno onde simili alle onde alfa, con una frequenza tra gli 8 e i 12 Hz, e anche noi vibriamo delle stesse onde, le quali vengono prodotte dal cervello e risvegliano una sensazione di profondo relax. Quindi l'organismo entra in risonanza con le frequenze date da fuori, e questa è la biorisonanza. Ogni singola campana stimolerà naturalmente risonanze diverse, anche per simpatia delle persone, come dicevo l'altra volta. Quindi, non so, una persona dice: questo suono mi piace, ecco, quel suono risuonerà con te. Quindi inizia a vibrare dello stesso ritmo e questo ti provoca uno stato armonico di benessere. Quindi logicamente non esiste una frequenza o un ritmo universale. Una persona risponde meglio a un certo ritmo, mentre un'altra persona reagisce a un ritmo diverso. Ognuno trova quello che più si adatta a lui. Un suono è una frequenza che entra in risonanza con te, dato che ognuno di noi è unico. Quindi tu sei come un fiore che viene annaffiato, riprende vita e la giusta forma. E questo, i suoni delle campane fanno questo, ci nutrono. Quindi questa sera ho voluto portare come esempio l'effetto della biorisonanza estratto da internet, da una ricerca fatta dal professor Lenny Rosolovskij, che è un ricercatore di origine russe, su meditazioni neuroacustiche. Praticamente la teoria della biorisonanza afferma che risonanze più alte contagiano positivamente. Questo video vi sembrerà non centrare niente. Invece qui si nota, ve lo spiego prima, ve lo faccio vedere. In questo video noterete che la ballerina si sincronizza con tutto il suono, vibra e si fonde col suono. Qui si nota proprio il corpo umano entrare in risonanza con un'azione acustica e coinvolge non solo il corpo, ma anche le cellule dell'organismo. Quindi tutto il corpo inizia a vibrare insieme col ritmo, con la melodia, e quindi iniziamo a sentire le vibrazioni riempire il nostro corpo. Si nota in questo video, noterete, che anche gli altri iniziano a sintonizzarsi in quella frequenza. La musica sta creando risonanza con tutte le persone, creando una vibrazione a ritmo armonica. E questo dà la possibilità di creare un campo ancora più grande di armonia. E questo si può provare quando si fanno delle meditazioni tutti insieme. Adesso vi faccio vedere il video. Prima la musica. Ok, adesso inizia. Vale. Si vede? Thank you.
Fermo qui perché dura un quarto d'ora il video. Allora, tutto schermo. Quindi qui abbiamo visto come la ballerina si sincronizza con la musica. Ok, quindi qui avete visto, no, come la ballerina si sincronizzava con la musica, come diventava tutt'uno col suono. Man mano che poi va avanti, se avete voglia di vederlo anche voi da soli così, si nota proprio che anche gli altri a un certo punto incominciano a vibrare dello stesso ritmo. E quindi questo è bellissimo perché crea un campo di ancora più grande di armonia. Mi piace anche nominare Masao Emoto, che è un famoso scienziato giapponese. Lui ebbe l'ispirazione di far ascoltare all'acqua del lago della musica. Prima e dopo il trattamento lo fece tramite la fotografia. Dove c'era il suono, una preghiera, una frase positiva, il suono, la fotografia proprio si vedeva che formava dei cristalli bellissimi, con delle geometrie belle. Quindi le vibrazioni dell'amore e della gratitudine possono essere trasmesse attraverso la nostra intenzione. Quindi pensate, il nostro corpo è fatto della maggior parte di acqua, quindi viene influenzato da un'azione esterna. Quindi il suono più bello e più puro, più può creare delle forme geometriche all'interno di me, tipo dei mandala. Quindi, come si dice, il potere delle parole, il potere del suono. E quindi questo fanno anche le campane tibetane, perché hanno dei suoni puri che ci nutrono. Ok, mi fermo qui alla biorisonanza. Quindi questa sera ho preparato un'altra meditazione che andremo a fare sempre con suoni delle campane tibetane. Quindi fare una meditazione seduta è come tornare a casa per prendersi cura di se stessi con attenzione. Dopo è provare gioia, lo scopo è provare gioia e non cercate nessun risultato, che sediate su una sedia o direttamente sul pavimento, cercate di sentirvi a proprio agio. Sedere in meditazione deve essere un piacere, perciò rilassatevi. E mi piace questa frase sempre del maestro Thichen Hattan, che dice così: la meditazione non è un'evasione, ma un incontro sereno con la realtà.
Quindi meditare serve per rilassarsi, non è un'esperienza mistica, meditare vuol dire concentrarsi su se stessi, ascoltarsi e ritrovare il nostro centro interiore. Quindi interrompo la condivisione, se qualcuno vuole dire qualcosa, se sono stata chiara, o se no vado direttamente a fare la meditazione, ditemi voi. Bianca, faccio la meditazione? Ci sentiamo bene. Più Bianca. Sì, sì. Mi sentite? Sì, adesso sì. Diciamo che vi consiglio di vedervelo il video perché è veramente molto bello. Io lo conosco bene quel video, è piuttosto famoso, è veramente bello bello. Quindi guardatelo perché comunque merita, indipendentemente sì, adesso... da tutti questi discorsi. Sì, adesso non ho potuto farlo vedere tutto perché è lungo. Perché è lungo, certo, però prendetevi un quarto d'ora e guardatevelo perché merita. Sì, qua si vede proprio l'effetto della biorisonanza. Quindi potete iniziare assumendo una posizione che vi permetta di rimanere rilassati, ma allo stesso tempo vigili. Quindi puoi stare seduto con la schiena ben allineata, i piedi saldi sul pavimento, oppure con le gambe incrociate. Fai una rotazione delle spalle all'indietro, in modo da aprire il petto e cominciare a respirare a pieni polmoni. Lentamente chiudi gli occhi, tieni lo sguardo basso, in modo da rilassare e ad ascoltare il tuo respiro. Senti la pancia che piano piano si gonfia. Quando inspiri, la pancia si ritrae e rimani ad ascoltare il tuo respiro, sentendo com'è. Ascolto col tuo respiro.
calma, avvolge tutto il tuo corpo, la tua mente e il tuo corpo sono in perfetta armonia. Tutto è calmo e rilassato. Inspirando, sono consapevole della gioia che è in me, dell'essere qui, a praticare con gli amici e con la loro energia. Inspirando, sorrido, lasciando che la gioia penetri in tutto il mio corpo. In questo stato di pacifica presenza mentale, ascolto i suoni delle campane che mi rilassano, mi danno pace, tranquillità, amore e gioia.
sono consapevole di tutto il mio corpo. Ascolteremo i tre suoni di campana, accompagnandoli con il nostro respiro. Inspirando, vedo il mio cuore come un fiore. Espirando, sorrido al mio cuore.
Ora muovete delicatamente i piedi. Le gambe, le mani, le braccia. Ruotate dolcemente il capo. Con calma e con dolcezza, con i vostri piedi, quando volete, potete riaprire gli occhi. Abbracciate. Bianca? Hanno tutto il microfono silenziato. In effetti c'era qualche momento di silenzio, probabilmente dovuto alla linea, però l'effetto è sempre notevole. Cioè, secondo me l'effetto energetico si nota. Poi molto bello, come ho già detto l'altra volta, è molto bello finire con questo aggeggino, questo strumento. Ho trovato un regalo di compleanno. Prossimo regalo di compleanno questo suono. Sì. Bianca prepara il regalo. Stefania, hai sentito? Si sentiva? Allora, io ho sentito bene all'inizio, e poi dopo la tua voce non la sentivo quasi niente, sentivo le campane. Non sempre benissimo, no. Infatti la prima parte è stata molto bella, veramente dopo una giornata un po' pesante ci voleva, poi comunque a tratti non ho avuto modo di sentirlo veramente, però mi dispiace che stasera. Il suono è meraviglioso, non ho mai problemi stasera, di solito ho una buona connessione, stasera fatto un po' i capricci. No, in certi momenti proprio non si sentiva nulla, in certi altri sentivo solo le campane e pochissimo la tua voce. Invece peccato. L'altra volta invece si sentiva di più. E l'altra volta non ho sentito benissimo perché non avevo le cuffie. Adesso considera che io sono in cucina, perciò nella parte alta della cucina che è in due livelli. Giù stanno ascoltando la televisione, perciò comunque ho dei rumori di sottofondo, non sono in una situazione di silenzio, okay. Però va bene uguale. Va bene, grazie Stefania. Ari? Oh, mi sono rilassato abbastanza. Si sentivano le campane troppo forti rispetto alla tua voce. Quindi magari la prossima volta bisogna fare il contrario, metti il microfono vicino a te, in qualche maniera, però si sentiva. Ok. Poi ho dovuto abbassare l'audio perché le campane erano troppo forti, però dopo non si sentiva la tua voce. Ah, ok. Però sì, comunque mi stavo per addormentare. Ottimo. Fanno anche questo, fanno da ninna nanna anche le campane tibetane. Sì. Guido, manca Bianca. Ah no, Irene anche dopo. Sì.
Bianca, sei microfonata. Adesso si sente. Allora, io per me stasera sono state luci, cioè stasera c'è stata proprio la trasformazione, ogni suono una luce, fin dal primo suono. Non ho notato tantissimo le pause, sì c'erano, però secondo me facevano parte, non me ne sono accorta così tanto, quindi non mi hanno dato fastidio, non ho sentito neanche tanta differenza tra il suono delle campane e la tua voce, anzi tutto sommato, insomma ho sentito tutto bene, però stasera rispetto all'altra volta quello che è sono state luci per me, quindi anche quando magari c'erano dei suoni un po' più bassi, allora diventavano delle luci che si abbassavano. Cioè proprio erano luci, cioè è partito come un effetto di cross screen, che è un vecchio filtro che si usava nelle macchine fotografiche, non so se qualcuno di voi che faceva quelle stelle, no? È partito così, la prima luce è stata quella e poi ho cominciato a vedere luci, 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 cioè a seconda del suono luci alte, luci basse, luci che si abbassavano, addirittura a un certo punto mi sembrava quasi di essere in un treno, in una metropolitana, sai, con le luci a fianco, presente come... Hai avuto questa sensazione qui. Bene. Ah, sì. Irene? Io ti volevo chiedere una cosa, ma questa pratica si fa in ambienti chiusi o aperti? Diciamo è meglio chiusi. La fanno anche all'aperto, perché in estate vedo che sì. Si fa anche in aperto. Sento il... E sento anche l'eco delle pareti, del suono. Lo sento proprio tornare indietro, io lo sento doppio. Ma magari sarà sicuramente internet comunque, mi sa. No, Patrizia, perché io ho abbassato il volume. Ho abbassato il volume perché le sentivo troppo. L'ho abbassato il tanto comunque di sentire la tua voce, quindi ho seguito anche la tua voce. Sì. Io sentivo la campana e quella... Mi ci sto abituando forse, sì. Ma tornare indietro il suono dalle pareti, per quello ti ho chiesto se si pratica in genere. Fa l'eco, non fa l'eco, no. Non me l'ha mai detto nessuno che ha sentito l'eco della campana, tornare indietro, no. Io l'ho sentito. Secondo me è un effetto proprio di internet, dello schermo. Boh, non ti so dire. Lo io, perché in queste modalità... No, quello era e lo sentivo la risonanza del suono e la riconoscevo e poi lo risentivo. Ah, magari. E non è un eco. Magari risuonava in te. Non lo so. È entrata dentro nel suono, non lo so. Se per quello, ti ho chiesto per quello, perché secondo me all'aperto comunque si disperde, non torna indietro e senti effettivamente quel suono. Certo, in una giornata tranquilla, senza vento, sì. Una situazione atmosferica. Certo, è meglio un ambiente chiuso con le campane tibetane, perché senti, cioè non si disperde il suono, perché rimane nella stanza. Nell'ambiente aperto... È ovvio, si disperde un po', però comunque va bene. All'aperto è anche bello perché sei in una location bella. Per quello ti dicevo, non lo vedo come una dispersione di quel suono all'aperto, lo vedo come una... Che continua a suonare. Sì, sì. Sì, sì, va bene. Ma l'eco era evidentemente qualcosa di... una forma di distorsione... elettronica, di internet comunque, sì, non c'era un eco naturale della stanza. Io le voci le sento perfettamente, non sento il vostro eco, sento la voce quando parlo. Ma lei si era allontanata dal microfono per la voce, la situazione del microfono e dei suoni era completamente diversa da questa. La sua voce la sentivo. Sentivo, ripeto, le campane, sentivo la risonanza delle campane e poi la risentivo. E non era non era questo, no, perché vi sento. Io sentivo perfettamente, però ogni suono l'ho sentito due volte. Sì. Volevo raccontarvi una cosa a proposito di questi bagni di campane. O di gong a seconda. Una cosa che si usa a fare, per esempio, siccome si parlava prima di Emoto, l'acqua ha una memoria,
una cosa che si usa fare di solito nei bagni di gong è portare delle bottiglie d'acqua e metterle molto vicino al gong o alle campane, a seconda dove, dove il suono diciamo è più forte, e perché l'acqua mantiene la vibrazione energetica di quella serata. Quindi in sostanza poi uno porta a casa la sua bottiglia d'acqua e beve quell'acqua perché ti aiuta a rinnovare, anche perché tenete conto che di solito i bagni di gong ci sono almeno 10 persone, se non di più. Sì, sì. Qui li fanno fuori, eh? Per esempio c'è questa associazione qui che si chiama Bigong, sì, sì, e li fanno al parco, sono particolari, però è anche vero che, come diceva Patrizia, cioè alla fine dentro senti di più la vibrazione del suono che ti arriva, proprio ti arriva sul corpo, se hai qualcosa la senti, eh? Cioè nel senso, se tu hai qualcosa, io mi ricordo che avevo un dolore in uno di questi tanti dove sono andata, avevo un dolore a un'anca e ho sentito, cioè ho sentito proprio come il formicolio su quell'anca e poi il dolore mi è passato. Quindi cioè si sente proprio la vibrazione. E una cosa che facevo a proposito di acqua era quella, cioè io portavo la bottiglia d'acqua, noi portavamo la bottiglia d'acqua, la mettevamo lì vicino dove c'era il centro del suono e poi bevevamo quel litro d'acqua nei sì. giorni successivi. Puoi anche mettere, se hai una bella campana con un bel diametro, puoi mettere l'acqua dentro, suonare la campana, farla bollire. Sì, bollire e poi la bevi. Anche. Sì. Ecco, un'altra cosa... Un'altra cosa che ho provato, ecco, mi hai fatto venire in mente, bellissima, che mi è piaciuta tantissimo, è stato entrare dentro una campana, sono delle campane particolarmente grandi, puoi entrare dentro la campana e l'operatore ti suona intorno e tu senti questo suono, che praticamente la vibrazione del suono, no, che dalla testa ti scende. Poi a seconda di dove hai dei blocchi, lui suona tre volte sostanzialmente, cioè la fa suonare in tre cicli, no? E a seconda di dove hai dei blocchi vedi che ti si ferma la vibrazione, dici ma io la sento solo fino qua, poi lui suona ancora e vedi che la vibrazione scende. Ed è anche quella bella, una bellissima cosa. È bellissimo. Non lo posso neanche pensare. Guarda, è molto bello. Ma è bello. Dovete provare. Sì. Intanto mi vengono in mente le vostre zone, ho visto anche che ci sono dei centri che fanno le campane tibetane. Sì, sì, sì. Provate. Alcuni stanno male, comunque. Cioè, per esempio, mi è venuto in mente Stefania, sentendo un paio di campane, mi è venuto in mente Stefania che l'altra volta aveva detto che qualche suono gli aveva dato fastidio. Però anche questo è Irene. Irene, però è normale, cioè io mi ricordo che questo era successo per esempio a una persona con un tamburo, quindi magari quello che a me fa piacere a te dà fastidio, no? Perché in quel momento energeticamente magari hai bisogno di altro, quel suono lì ti dà fastidio proprio, cioè lo rifiuti. Amplificato nella testa, lo senti? Vedi? Nella testa, amplificato. Ma anche quello secondo me è abbastanza normale, cioè sì, poi se dopo sono le prime volte così, poi magari fatto in questa modalità è diverso. Cosa mi incuriosisce? Mi incuriosisce anche il mio come si dice? Vabbè, il mio rapporto, ecco, sì. La tua reazione? La mia reazione mi incuriosisce perché non ho mai provato con le campane e non ho mai provato con la musica così tanto queste sensazioni. Con alcuni suoni sì, alcune voci sì, ma con le campane, cioè con la musica in generale no. Io poi prima ho espresso delle lamentele per quello che riguarda la trasmissione, ma non ho detto che cosa ho provato. Potrei rimediare. E certo. Dai. Un calore sostanzialmente, un immenso calore dappertutto, in tutto il corpo, calore che aumentava gradatamente e quelle interruzioni mi davano parecchio fastidio perché coincidevano con delle perdite improvvise di calore che poi al tornare del suono tornavano. Quindi ti raffreddavi e poi sentivi il calore.
Sì, diciamo che interpretare quei suoni, non bisognerebbe mai interpretare quei suoni, perché ognuno ha la sua sensazione. Quindi qui bisogna capire adesso se è la modalità di come lo stiamo facendo, tante cose. Diciamo che sono suoni, questi qui sono suoni che dovrebbero portarci in uno stato di rilassamento, di pace. Poi diciamo una persona, diciamo un meditatore esperto, adesso magari voi sono anche le prime volte che meditate, sono le prime esperienze. Quindi diciamo che meditare non basta stare seduti lì, no? Magari che ne so, un meditatore sta seduto lì per 8 ore a meditare, ad esempio. Ma bisogna integrare anche altri aspetti della nostra vita. Esempio, cominciando anche a nutrirci in modo sano, evitando magari troppi zuccheri, una dieta sana fatta di alimenti freschi, ad esempio prendici cura di noi facendo anche dell'attività fisica, anche l'aspetto mentale è importante, le emozioni, un profondo ascolto di noi stessi, avere anche empatia verso il prossimo, cercare di avere pace, calma, serenità. Avere una presenza mentale è importante. Esempio, camminare deve essere camminare, cucinare deve essere cucinare, leggere deve essere leggere. Quindi tutti questi gesti devono essere consapevoli, proprio come rituali. Quindi bisogna avere cura non solo della parte esteriore di noi, ma anche di quella interiore, partendo dalla nostra mente. Quindi anche l'attenzione alla nostra respirazione. E quindi più armonizziamo tutti questi aspetti, più energia svilupperemo all'interno di noi. Queste sono giusto delle considerazioni, eh? Ma possiamo provare. Se volete, potete provare da adesso a provare queste cose che vi sto dicendo. Quindi, per migliorare ogni aspetto di noi, ogni qualità di noi, come dice sempre il mio maestro Tonal, lui dice così: il nostro tempo è prezioso, quindi bisogna cercare di sfruttarlo al meglio, facendo per quanto è possibile cose che ci permettono una crescita personale. Quindi lui dice sempre: sfrutta bene il tuo tempo. E questo è vero, bisogna cercare di sfruttarlo meglio. Quindi se vogliamo cambiare il mondo, ad esempio, dobbiamo iniziare da noi stessi, da dentro di noi, cambiando le nostre frequenze emozionali, mentali, cercare di sviluppare pensieri positivi, emozioni positive, parole positive, cibo positivo, azioni anche positive. Quindi trasformi la semplicità in qualcosa di unico. Quindi per meditare ci sono strumenti millenari, come abbiamo visto, no? Ad esempio con le campane tibetane. Quindi con l'ascolto di questi meravigliosi suoni ci aiutiamo a raggiungere la consapevolezza di noi, dell'essere. Quindi presenza qui, ora. E non solo, ci aiutiamo a rilassarci e meditare, e anche tantissimi altri benefici. Quindi ricordiamoci che noi siamo unici, quindi quell'imparare ad ascoltarsi, stare in ascolto all'interno di noi, secondo me è importante. Quindi vivere il presente, secondo me, è un regalo che l'eternità ci fa in ogni momento. Quindi dare equilibrio al nostro essere è la base della buona salute di ognuno di noi a livello mentale e fisico. Quindi consiglio ad ognuno di voi questa pratica di meditazione sonora, perché a me fa star bene, e fa star bene, ve lo garantisco, tutti. Quindi mettiamo buona energia all'interno di noi, energia e pace. E questi sono momenti di benessere, no? Di cura di noi. Quindi in queste belle serate che stiamo vivendo tutti insieme, bellissimo secondo me, purifichiamo anche la nostra mente. Sono io che sento improvvisamente più piano o anche voi? No, sente bene. Io sento bene.
Quindi come dobbiamo volerci bene, insomma, partendo anche da qui, no? Quindi la suonoterapia vibrazionale è una pratica basata sull'utilizzo dei suoni e delle frequenze vibrazionali allo scopo di donare benessere. La suonoterapia si basa su un principio universale secondo il quale tutto è vibrazione. Infatti ogni cosa nell'universo è composta da minuscole particelle che vibrano tra di loro. Poi una cosa bellissima che mi piace dirvi. Ricordiamoci che noi siamo tutti fiori, unici e bellissimi. Dobbiamo sbocciare, emanare il nostro profumo e la nostra fragranza, perché la nostra natura è questa. Cosa dite? Siete d'accordo con me o no? Io sono un cactus. Non è vero. Poi i cactus sono tra quelle piante che quando fioriscono fanno fiori meravigliosi. Perciò... Appunto. Sì. Eccolo lì. Bianca ce l'ha lì. Ma che coincidenza. Armando, il cactus come il quarzo serve, dovresti saperlo, si mette vicino allo schermo perché serve per eliminare quelle che sono le onde negative, diciamo, che fanno male al corpo. Allora uso il quarzo, che può essere un quarzo bianco o un quarzo rosa, oppure un bel cactus. Ma dai. Io conosco invece l'ossidiana che fa questo effetto. No, l'ossidiana. Bella. L'ossidiana è anche per altri, si usa anche per altri scopi, eh? Sì, però, sì, è vero. Però il cactusino, vedi che qua, guarda com'è carino. Yes. Il cuscino della suocera si chiama. Questo qua? Sì, il cuscino della suocera. Da noi lo chiamiamo così. Vabbè, Patrizia, con me io non vale perché con me sono ormai sono anni. Di parte. Sì, cioè io ormai sono anni, questa è praticamente la mia vita e sono partita da me, io chiaramente come tutti di solito quelli che si avvicinano a questo tipo di pratiche, sono partita da me anche perché io soffrivo di due malattie piuttosto invalidanti da un certo punto di vista, poi tra l'altro una mi impediva di curare l'altra, peraltro, quindi mi toccava convivere con l'altra che era quella che mi faceva stare peggio proprio fisicamente. Al di là della guarigione da quelle malattie è proprio tutta la qualità della mia vita che è cambiata, però anch'io sono cambiata, nel senso che piano piano ho tolto le cose che mi facevano male, che io ero convinta mi facessero bene, a partire dal fumo fino ad arrivare a un'alimentazione, voi lo sapete perché ogni tanto vi tormento con le mie ricette senza zucchero, però è vero, cioè noi facciamo tutto senza zucchero, cuciniamo moltissimo, però ci piace, siamo molto soddisfatti della nostra alimentazione, anche perché ci sentiamo bene. Sì. In più dormiamo, sapete che dormiamo almeno 9 ore per notte, perché anche quello la qualità del sonno è fondamentale, è un buon riposo, delle volte noi mangiamo perché abbiamo sonno, perché dormiamo troppo poco, perché siamo troppo attaccati ai cellulari, siamo troppo, no? Sempre connessi e mai connessi. Quindi in realtà se noi impariamo a spegnere a una certa ora il cellulare e andare a letto, adesso non dico come faccio io alle 10, però come fa Guido ultimamente che a mezzanotte va a letto, bravissimo Guido, e vedrete che davvero, cioè tutta la qualità della vostra giornata cambia. A partire da un buon sonno, a partire da una buona alimentazione, perché l'energia passa anche attraverso l'alimentazione. Inoltre, quando magari cuciniamo, poniamo un po' d'attenzione ai cibi che stiamo preparando, perché i cibi che stiamo preparando, a partire, non so, dalle verdure, sono state coltivate, no? Quindi hanno preso il sole, hanno preso l'acqua e hanno preso la qualità di quell'energia, quindi che poi noi mettiamo dentro di noi. No, ci cibiamo del cibo, facciamo come facevano gli indiani d'America. Gli indiani d'America sapete che uccidevano il bisonte e poi però restituivano qualcosa a madre terra perché gli aveva dato la possibilità di nutrirsi, no? Attraverso il bisonte. Quindi impariamo a
quantomeno essere grati all'albicocca che stiamo mangiando. Prima di mangiare l'albicocca, prima di mandarla giù, pensiamo al sole che ha preso, pensiamo all'amore e alla cura con cui è stata coltivata e ringraziamo questa albicocca per l'energia che ci rilascerà. Albicocca come l'insalata, come... Sì. Cercate di non mangiare troppa insalata che fa freddo, eh? Mangiate cibi più caldi che meglio, perché siamo... Quando mangiamo entriamo proprio dentro l'universo. Vediamo un po' le stagioni anche, no? Cerchiamo di guardare quello che succede fuori da noi, perché quello che succede fuori da noi succede dentro di noi. I praticanti di Qigong lo sanno bene, perché più si pratica Qigong, più si diventa in sintonia, in un certo senso, con il clima esterno, e questa è la controindicazione del Qigong. Cioè, nel senso che diventi talmente in sintonia che sembri quasi un barometro, no? Dormi male la notte, guarda caso ti svegli il giorno dopo e nuvolo. Le nuvole te le senti in testa, perché hai una sintonia, incominci ad avere sempre più sintonia con l'esterno. E più sintonia noi poniamo con l'esterno, più ci rendiamo conto che in realtà siamo veramente tutti connessi, tutti legati, e noi legati all'universo. Siamo veramente come l'acqua, siamo fatti d'acqua, portiamo questa memoria, quindi attenzione anche ai nostri pensieri, no? Alle emozioni, alle cose di cui ci... perché non ci nutriamo solo di cibo, ci nutriamo anche di relazioni, di emozioni, no? Quindi poniamo un po' d'attenzione a tutte le cose che facciamo. Vogliamoci veramente bene, perché poi veramente siamo fatti davvero della stessa materia delle stelle, ma perché gli scienziati hanno visto che le stelle hanno esattamente, chimicamente, le stesse cose che ci sono in noi. No, quindi questo è molto bello, molto poetico da una parte, però a maggior ragione ci dovrebbe far riflettere sul fatto che se la luna ha un'incidenza sulle maree, sui parchi e sul ciclo mestruale delle donne, evidentemente noi abbiamo un legame con l'universo. Questo le donne lo sanno meglio degli uomini, perché lo vivono molto più degli uomini, forse, con queste cose dei cicli lunari, no? Però questo fa sì che noi non siamo legati solo alla luna, in realtà siamo legati al sole, siamo legati alle stelle, siamo legati ai pianeti, siamo legati alla terra, sì, che calpestiamo. Siamo tutt'uno. Siamo tutt'uno. Sì. Siamo dei pezzi, no? Siamo dei pezzi, delle scintille, ognuno di noi è una scintilla di una stessa luce, di una stessa Via Lattea, diciamo. Siamo veramente delle stelle, torniamo ad essere stelle. Bello, sì. Un consiglio: appena alzati dal letto la mattina, fatevi una dichiarazione. Io mi amo anche oggi, appena si scende dal letto. Dichiaratevi amore. Guido, sì. Guido, devi farlo. Va bene. Quindi io vi dico grazie per questo momento insieme di ascolto, di silenzio, di meditazione. Mi auguro che questa meditazione di affermazioni positive vi ha fatto stare bene e che vi abbia rilassato, insomma. Per me è stato molto bello. Vi auguro anche per voi, ecco. Sì, grazie a te, infatti. Grazie. Va bene. Grazie. Grazie a te. Va bene, grazie Patrizia per questa serata, sicuramente molto interessante. Adesso magari per questa volta chiudiamo qui la registrazione e poi magari la riprenderemo fra due settimane con un altro pezzo del campanile tibetano, mentre settimana prossima avremo Bianca che ci farà una nuova meditazione di cui non vedo l'ora di sentire quale sarà l'argomento. Quindi grazie a tutti, possiamo rimanere a chiacchierare se volete, poi intanto vi auguro interrompere. Sì, scusa. Dimmi Patrizia, vai vai. No, vi auguro una buona notte sonora. Grazie. Pace, amore, grazie. Energia consapevole. Ecco. Altrettanto. Grazie a tutti.